ricordi di lui? Cioè, scusa, intendo, ti ricordi di lui? Perché alla fine è di memoria che stiamo parlando, no? Boh, sì, cioè, certo che mi ricordo di lui. In che senso? Intendo. Ti ricordi quando hai sentito lo swoosh? Il, come dire, il 180 gradi su quello che provai per lui? Lo swoosh? Sì. Boh. Deve essere stato quando mi ha detto che era con me. Ci hai parlato? Mi ha chiesto che ora era. È radical, no? E radical dovrebbe essere sexy. Non è sexy. Le psicosi non sono sexy. Alla fine la paranoia la puoi vedere come una forma di cosa? Di egocentrismo portata all'estremo. In che senso? Generalizzo. Per le donne le patologie mentali sono glamour. Non glamour. Affascinanti. Tutto ciò che attira l'attenzione non è troppo imbarazzante per parlarne. Ha il potere di affascinarci. Cioè, poi, secondo me non è che voglio generalizzare. Ecco, ovvio, secondo me non. Ma che stai pensando? Cerco di sgombrare la mente. Non lo so. Isolo le forme prima che diventino troppo astratte. Gli alieni li vedi ancora? Di che si tratta? Ma guarda, io penso che sia una sorta di sensazione cosmica, cioè è come se io avessi preso il problema in senso lato, parecchio lato. Intendo questo. Ah, che cos'è? È un questo? Libro. Si chiama Complesso occipitale laterale, si trova qui. E mi permette di capire che questo è un libro e tu sei stupida. Guarda che se non ti frega lo tengo. Boh, tienilo, non è mio. C'è il tuo nome sopra. No, non c'è. Perché poi alla fine, gira che ti rigira, è sempre la stessa storia. Vedi che ti impegni un casino e, non lo so, ti muovi, vedi gente con delle cravatte orribili, e però sei sempre, sempre su un binario morto. Sei morta, sei un corpo morto. E hai detto che cominciavi a smettere di fumare, no? Perché io penso che il gesto di cominciare a finire qualcosa ha un non so che di uroborico. Analisi di una contrazione, ovvero sullo studio psicofisico dell'ombra, l'etica e l'illusione del libero arbitrio di R. Mexico, sociologo 1973. 1973? Non è lo stesso anno di edizione di quell'altro libro di cui parli sempre? Quale altro libro? No, non dirmi che c'è un altro libro. Lascia stare. Comunque mi fa veramente piacere vedere che leggi sempre e solo roba semplice semplice. È la situazione che è difficile, la situazione, non il libro. Sai cosa? Dovresti cominciare a fumare. Facilita la socializzazione. Scusa, perché tu fumi per socializzare? No, io fumo perché mi soddisfa esteticamente, sinesteticamente fumare. Poi la socializzazione ci sta come fattore collaterale. Il concetto di paura della morte non è male come inizio di conversazione. Non so se hai visto, adesso sui pacchetti di sigarette ci mettono le fotografie dei morti. Io penso che le multinazionali lo farebbero anche se non fossero obbligate dallo Stato. Ma il fatto è che la fotografia deve occupare il 65% della grandezza del pacchetto. Non il 60, il 65. Cioè tu prova ad immaginare quanta gente ha salvato questo 5%. Perché lo fa? Perché le multinazionali ce l'hanno una coscienza in fondo. In fondo non sono solo algoritmi. Insieme al pacchetto ti restituiscono la, non so, la consapevolezza, ma anche la responsabilità delle tue azioni.
E niente, alla fine ho preso un caffè con un cucchiaino di sciroppo d'acero e se ne è andato. Non so, a volte penso alla mia vita come un'ipotetica fantasia di un personaggio dei fumetti. Dei fumetti di Daniel Close. Sì, certo, Daniel Close. Guarda che non sei mica così interessante come credi. Sei interessante solo tu, allora. Vabbè, comunque, cioè, per quello che ho detto, un'ipotetica fantasia di vita. Va bene, e in una ipotetica fantasia di successo immediato. Come risolvi il problema dell'invasione così, istantaneamente? Non so, direi che per estirpare il problema alla radice ci vorrebbe un tipo di forza diretto. E cosa pensavi? Un vettore verticale. Non so, una massa di anti-informazioni, anti-suono, anti-luce, non so, tipo a mo' di aspirapolvere che risucchi tutto, un black hole. Un black hole. Hoping we can go out into the desert, the glaciers and the snow, on another planet, a million miles away. Something stirs in a spaceship, something here to stay. Missing and floating up in space. The people that are looking